E allora ringrazio per essere con noi Francesco Bocciardo. Ciao Francesco, buongiorno, eccoti. Buongiorno a tutti, grazie mille a voi per avermi invitato e avermi dato questo spazio qui oggi. Intanto grazie a te, perché so che non è neanche così semplice riuscire poi a collegarsi, a raccontare le tue giornate. Tanto ti ringraziamo per questo, per essere con Primo Canale. Dire che sei entrato nella storia, soprattutto dopo l'ultimo oro nei 200 stile libero a Parigi 2024, nel campionato delle Olimpiadi Paralimpico, è dir poco. Ti senti un predestinato? No, un predestinato assolutamente no, sono come molti miei compagni di squadra comunque una persona che si è sempre allenata, si è sempre impegnata tanto, ha sempre saputo fare tutti i sacrifici che bisognava fare. Sono contento perché comunque oggettivamente non me lo aspettavo, gli avversari erano veramente forti e non credevo di riuscire anche questa volta a vincere, però è andata bene, sapevo che gli ultimi metri sarebbero stati quelli decisivi, sapevo che comunque per riuscire a vincere dovevo poco per volta fare una gara in progressione e fortunatamente è andato tutto bene. Sono contento perché fortunatamente siamo riusciti come Liguri ancora una volta a prenderci un altro piccolo primato, ossia quello di avere un atleta che sarei io, che è riuscito il primo italiano nella storia delle Olimpiadi moderne ad aver vinto 3 medaglie d'oro in 3 edizioni di seguito delle Paralimpiadi. Sei entrato nella storia, non ti senti predestinato, però possiamo dirlo che sei entrato nella storia e hai fatto entrare Genova nella storia. Che emozioni hai provato quando hai visto ancora per l'ennesima volta che eri arrivato primo? Ma guarda, ti dirò, sono lì per lì non è facile, anche perché poi uno non riesce bene a rendersi conto di significato. Me ne sto rendendo conto poco per volta in questi giorni qua. È veramente comunque una bellissima emozione, è bellissimo poter aver ripagato anche tutti i sacrifici che sono stati fatti dai miei allenatori, Filippo Tassare, Marcello Rigamonti, le mie società di nuotatori genovesi e le Fiamme Oro, tutta la federazione, ma anche mia moglie Camilla, i miei genitori, tutti i miei amici, tutte le persone che mi sono venute comunque a seguire, tutte le persone che mi hanno supportato come l'azienda, come per esempio Sillab, tutti gli SPA, Confindustria Nautica. È stato veramente un lavoro di una squadra, anche perché comunque si tende a pensare che sia soltanto l'atleta che ha vinto, in realtà non è così. Diciamo che comunque è il lavoro, è il frutto comunque di tutto un team, di tutta una squadra che ti supporta, ti aiuta e ti sta accanto anno dopo anno, giorno dopo giorno, in funzione di quei 200 metri nel mio caso, nella mia gara, dove fra l'essere un campione e magari essere uno dei tanti, passano veramente una manciata di secondi, a volte una manciata di decimi. Rispetto invece adesso alle tue giornate, tu sei ancora a Parigi, giusto? Io sono ancora a Parigi e ci rimarrò fino al 9. Sarà molto difficile, adesso avrò ancora una gara, forse due se verrò confermato per la staffetta mista e mi vedrete quindi nel caso in gara il 5 con i 50 stile libero dove proverò anche se sarà molto difficile ad entrare in finale e poi eventualmente nella frazione a stile, nella staffetta mista, quindi due uomini e due donne che fanno ognuno uno stile diverso e 50 metri. Quindi hai ancora delle gare, cioè puoi ancora, non voglio lanciare in là troppo, non si dice la palla perché tu giochi con l'acqua, però puoi ancora entrare ancora di più nella storia. Sì, questo sì, sarà molto difficile. Dico, adesso il mio obiettivo è in questi giorni cercare di riposarmi, recuperare più energie possibili in vista di queste ultime due gare che oggettivamente non sono alla mia distanza, però dove voglio assolutamente fare bene anche perché abbiamo veramente lavorato tanto quest'anno. Tu hai detto quest'anno il gusto, il sapore di una medaglia d'oro ne conosci tante, hai vinto tutto quello che potevi vincere con la novità che ho ormai da qualche mese a questa parte con tua moglie Camilla e quella di tuo figlio. Questo ti ha fatto pregustare ancora di più quando gliene potrai parlare, quando sarà un po' più grande, potrai mostrargli tutto quello che sei riuscito a fare, non era così scontato. Sì, assolutamente, ti dico, il momento più bello è stato quando, finita la premiazione, subito dopo, sono riuscito a far scendere
di straforo mio figlio per poter fare una foto insieme a lui, e di sicuro sarà quella foto lì, la voglio stampare, voglio mettermela vicino al cassetto, anche perché lui adesso non si rende conto di essere stato a Parigi. Nei giorni scorsi Camilla, mio fratello e Daniele sono anche venuti al villaggio, però sarà invece bello fra qualche anno, quando inizieranno a realizzare, potergli spiegare tutto quello che ho fatto, al quale comunque ha partecipato anche lui, perché comunque molta della forza per continuare ad allenarmi e a nuotare, a fare le gare in questi anni, è dipesa anche appunto da Camilla, dalla mia famiglia, ma anche in questi ultimi mesi soprattutto dall'arrivo di Daniele. Immagino che vi abbia cambiato la vita. Hai ancora qualche obiettivo, se è possibile, oppure quando si vince così tanto poi a un certo punto si stacca, si prova a staccare, anche se non è facile, immagino, poi chiudere con un'esperienza così importante come quella che stai vivendo in questi anni. Hai ancora degli obiettivi, oppure hai consacrato con Parigi 2024? Ma guarda, per il momento preferisco essere scaramantico e non dire nulla, voglio concentrarmi nel fare bene le gare, e poi si vedrà, si ragionerà. Quello che mi farebbe piacere è che al mio ritorno si potesse parlare, anzi ti chiedo proprio la possibilità, se puoi fare questo annuncio, mi piacerebbe poter parlare con Bucci, perché penso che comunque il Comune di Genova come istituzioni possa fare di più per lo sport paralimpico. Genova quest'anno è capitale europea dello sport, però per lo sport paralimpico secondo me si può e si deve fare un salto di qualità, perché comunque delle politiche sono state fatte, però secondo me non sono state fatte forse in maniera sinergica, e questo comunque è un peccato, perché si può fare di più. Genova ha dell'enorme potenziale come sport paralimpico, però bisogna iniziare a coinvolgere di più le società sportive paralimpiche, il Comitato Italiano Paralimpico Ligure e in generale anche i grandi campioni come me. Possiamo quindi intanto prendere il tuo messaggio e poi girarlo al sindaco di Genova Marco Bucci, avrai modo sicuramente di incontrarlo, ma possiamo iniziare a fare da tramite. C'è ancora bisogno di fare molto, Francesco, rispetto a questo. È un problema secondo te italiano, quindi che riguarda un po' tutta la nazione, o Genova è un po' più indietro rispetto ad altre città, confrontandoti anche con i tuoi colleghi? Genova e in generale la Liguria in questi anni sono cresciuti tanto come movimento paralimpico, come è cresciuta anche tantissimo l'Italia e in generale tutto il mondo come movimento paralimpico. Se però vogliamo continuare ad essere fra le regioni leader per quanto riguarda l'Italia, in generale anche a livello mondiale, dobbiamo sapere che comunque dobbiamo fare di più, perché il potenziale ce l'abbiamo. E però per farlo dobbiamo veramente ragionare, secondo me, maggiormente sulle politiche per la promozione sportiva paralimpica. Francesco, ti chiedo un'altra cosa, è uno sport che tu conosci bene perché lo segui, ed è il calcio. Sei tifoso genuano, come ti è sembrato questo inizio campionato del Genoa? Ieri non è andata bene, però la squadra di Gilardino è partita bene, ha perso dei giocatori importanti come Retegui e Gudmundsson. Che sensazione hai per quest'anno? Ma guarda, non ti dico, al momento siamo a inizio campionato, quindi è difficile fare dei pronostici. Io penso che comunque il Genoa possa ancora sorprenderci tanto. Bisogna, secondo me, dare un po' di tempo, come hai detto te, abbiamo perso dei giocatori importanti, ovviamente gli equilibri della squadra sono un po' cambiati, però il Genoa ha tutto il potenziale per fare bene, ovviamente gli ci vorrà un po' di tempo. Non è una cosa che si possa dire ora come ora, a priori, però secondo me il Genoa ha tutto il potenziale per riuscire a fare bene. Qual è il messaggio che vuoi mandare in realtà al mondo sportivo, ma non solo, anche a chi si avvicina allo sport, chi magari si avvicina con delle difficoltà? Qual è il messaggio che ti piacerebbe mandare attraverso Primo Canale? Ma il messaggio che mi piacerebbe mandare è legato al fatto che comunque lo sport riesce veramente ad abbattere le barriere. Se siete una società sportiva che sta pensando di aprire il settore paralimpico, sappiate che comunque non siete da sole, sappiate che comunque il regione, il comune, lo Stato è sempre più vicino a queste realtà. Perché? Perché ci si è resi conto che attraverso lo sport una persona veramente rinasce, le barriere si possono abbattere. Se un ragazzo non avere paura di provare a informarti oggi tramite i social, andando su internet,
troverai un sacco di informazioni. E se poi mi permetti, secondo me un altro messaggio in generale da mandare anche alle persone che non sono disabili è quello di non avere paura, non abbiate paura di interfacciarvi, di accostarvi a delle persone con disabilità, perché comunque si tende quasi ad avere una sorta di remora, di imbarazzo. Io mi ricordo, per esempio, quando inizio anno mi alleno con i ragazzi normodotati, sono quasi spaventati, in imbarazzo, hanno paura magari di dire qualcosa di sbagliato, ed è bello vedere come a fine stagione invece si arrabbino quasi quando vado più forte di loro, proprio per far capire quanto comunque lo sport può fare la differenza. E secondo me bisogna sempre parlare di più di disabilità e sviscerare molti temi che oggi sono ancora purtroppo un tabù, perché soltanto parlandone i problemi si possono risolvere. Grazie, grazie a Francesco Bocciardo, grazie anche per il messaggio che hai mandato. Campione paralimpico di nuoto nella storia, nella leggenda del nuoto paralimpico, con l'ultima medaglia d'oro allo stile libero 200 metri. Grazie Francesco e bocca al lupo per tutto, intanto per le prossime gare, e poi complimenti per tutto quello che hai fatto. Grazie mille a voi, buona giornata.